Sono molto felice, è proprio un regalo che mi ha fatto una coppia, e la mamma di uno dei ragazzi, cioè una coppia genitoriale di uno dei ragazzi di cui parlo nel libro, che è Davide, Davidino, e la mamma di Andrea, appunto, che ha fatto questa testimonianza molto bella alla fine del libro, sia come genitori l'hanno fatta, e poi io ho parlato personalmente di Davide, perché è stato uno dei ragazzi che mi ha insegnato di più. Non parlo subito, se no non riesco più a dire niente. Cioè, c'è un bisogno di trovare un senso della vita, e tantissimi ragazzi sono alla ricerca di trovare qualcosa che dia, cioè per cui uno si sveglia la mattina e ha voglia di arrivare alla sera. Ecco, quello che cerco di passare è sia un discorso tecnico professionale, forse il motivo per cui sono venuti era il metodo Maisier, che è il metodo tecnico che io insegno, che è un metodo eccezionale su cui, cioè ancora dopo tantissimi anni, io l'ho imparato nell'80, faccio solo quello, la mia diagnosi è basata su quello, la mia terapia è basata su quello, cioè sulla tecnica Maisier, e non ho dubbi che sia la tecnica, la metodologia più efficace su patologie neurologiche e ortopediche. Sono le scelte che ci liberano. E come ci ha detto Angela Volpini la settimana scorsa, che siamo andati a trovare, di cui parlo nel libro, che è questa mistica a cui è apparsa la Madonna dal 47 al 56, 82 volte, quella che ci rende felici, perché noi siamo felici solo se realizziamo il nostro senso della vita, solo se facciamo quello per cui siamo nati, per cui ci siamo incarnati, per cui siamo qui, in questa terra, in questo momento. Uno dei miei allievi, che era lì con me, gli ha chiesto: ma come facciamo a capire qual è la nostra strada? Dobbiamo fare psicoterapie? Lei ha detto: ci vuole un istante per capire quello per cui siete qui, poi magari ci vuole tutta la vita per realizzarlo. L'ultima frase che ha scritto Matteo diciamo, è andato nella luce il 2 febbraio di quest'anno, e cioè, mi ha fatto senso il fatto che fosse la candelora, cioè che è la festa della luce per noi. E lui ha scritto, la settimana prima ha scritto: cari amici, non siate tristi, sono andato nella luce, era la settimana prima. Ci rivedremo lì. Ho avuto una vita stupenda, ma ora voglio riposarmi nella luce. Ho fatto tantissime cose, ma ora devo riposarmi. Voglio dirvi che sono stato amato tantissimo e avete reso la mia vita piena di vita, per cui vi ringrazio tutti. Cercate di essere felici come lo sono stato io, perché lo si può essere sempre, perché lo si può sempre essere. E cercate di guardare oltre il visibile, anche perché io sarò lì. I ragazzi figli con problema, ma ogni figlio, tanto più diciamo ha delle richieste quasi infinite, è un'occasione di crescita, cioè è un'opportunità. Poi uno la può cogliere, e quello è il libero arbitrio, ma anche la malattia, anche tutto quello che ci succede può essere un'occasione di crescita, una sfida o semplicemente una sfiga. Cioè, io penso che il passaggio sia quello lì.